eccetera, basta e avanza il gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, perché è tutto amicato. Parlerò, come da programma, dell'ospitalità come categoria della vita spirituale, quindi al margine di tutto quello che abbiamo fatto, ma al margine non per uscire fuori, ma per guardare ulteriormente, anche a partire da quello che ha detto Stefania sull'ospitalità di Abramo. E parlerò da tre prospettive, da tre chiavi interpretative. L'ospitalità come categoria teologale, quindi che riguarda la vita stessa di Dio, l'ospitalità come categoria antropologico-spirituale, quindi che riguarda la nostra umanità nella sua manifestazione massima, che è la vita spirituale, e l'ospitalità come categoria sacramentale, eucaristica. E questa vi spiegherò dopo in che senso. Partiamo dalla prima. Non vi farò un corso di trinitaria, anche perché qualcuno qua mi potrebbe linciare e denunciare, però vorrei sottolineare qualche dimensione della realtà trinitaria che mostra una natura intima del nostro Dio, una chiave di lettura. Cioè, la cosa bella del mistero, con la M maiuscola, del mysterion, è che tu puoi dire tanto e non puoi mai esaurirlo. E lo stesso Friedrich Nietzsche diceva: Dio ci incuriosirà sempre, perché sarà sempre un mistero che non riusciremo ad esaurire. Infatti lui era ossessionato dalla questione di Dio, ne parlava molto più di alcuni nostri predicatori laici o sacerdoti, che parlano più della morale e della morale sessuale soprattutto. Questa non la si può togliere, però è vera. A volte il Papa lo diceva nella esortazione. Diceva: se tu nell'arco di un anno parli, adesso non mi ricordo i numeri che ha dato, ma parli 10 volte della moralità, di qualcosa, e una o due volte dell'amore, della centralità del mistero cristiano, c'è qualcosa che non va nella tua predicazione. E spesse volte le nostre predicazioni sono malate di moralismo, invece di tuffarsi nella dimensione più profonda della realtà cristiana, della vita cristiana, da cui si deduce tutto il resto. Quando tu sei innamorato fai certe cose, ma quando il cuore è freddo, certe scelte non le capisci, non riesci a farle. E quindi bisogna concentrarsi su questa dimensione teologale dell'ospitalità. Se guardiamo la Trinità come ci viene rivelata nella scrittura e come viene recepita, accolta, relativamente compresa nella tradizione spirituale teologica, vediamo che l'ospitalità è l'essenza stessa del Dio uno e trino. Anzi, Dio può essere uno e trino senza essere un gioco sul nostro cervello, proprio per la dimensione dell'ospitalità tipica e caratteristica dell'amore. In che senso? Voglio parlarvi con le sfumature di un teologo e mistico medievale, Riccardo di San Vittore, che cerca di spiegare il mistero della Trinità a partire dall'amore interpersonale. E dice: nell'amore interpersonale ci deve essere colui che ama, ma ci deve essere un amato. Ora, questo amato deve essere di una natura particolare per essere un amore interpersonale, perché io posso amare moltissimo, e lo amo, il mio tabletino, ma non è questo l'amore interpersonale. L'amore interpersonale è un amore che richiede un'alterità, ecco, lui usa un termine latino che è condignus o condignus, stavamo discutendo sulla pronuncia del latino prima, condignus, di pari dignità, condegno, della stessa dignità. Perché per amare tu devi avere qualcuno alla tua altezza, della tua realtà di amore. Cioè, l'amore verso un oggetto non esaurisce o non impegna tutte le tue capacità di amore, amative se vogliamo dire.
e qui faccio una piccola parentesi con una citazione di Sant'Agostino che dice: tu diventi ciò che ami, se ami la terra diventerai terra, se ami Dio, non oso dirtelo io, per questo uso i termini della scrittura, tu diventerai Dio. L'uomo diventa ciò che ama, perché il nostro peso è il nostro amore, il nostro peso nel senso, cioè una persona di peso, non una persona pesante, il pondus in latino. Ecco, quindi Riccardo di San Vittore dice: nell'amore ci deve essere un'alterità di pari dignità verso cui tu ti apri nell'amore, ma questo non completa la realtà dell'amore perfetto. Perché? Vi dico perché, secondo Riccardo di San Vittore, dice: la perfezione dell'amore interpersonale non richiede solo due uguali che si amano, ma un amore uguale a loro che li unisce, un co-amato. E qui parla dello spirito come condilectus. Se è un amore vero, non può esaurirsi in noi, deve avere un'apertura, deve avere un'accoglienza accogliente, perché è un coamato, ma è anche l'amore che unisce tutti e due. Lo spirito è il coamato, è amato con il figlio, ma è allo stesso tempo l'amore. Infatti Sant'Agostino con grande genialità dice: nella Trinità tutto è relazione. Il padre è relazione, non esiste il padre che è così un ciuffo da solo. Il padre è legato a un figlio, il figlio è un nome di relazione. Dice: e lo Spirito Santo? Dice: qual è il nome proprio dello Spirito Santo? Dono. E il dono è relazionale, tu non doni così al vuoto, è transitivo il dono. E amore, l'amore è transitivo. Quindi i nomi di relazione della Trinità sono questi: padre e figlio e dono, dono d'amore. Quindi, come vedete, in questa visione della Trinità, dove l'unità non è un dato di fatto, cioè il Dio uno, unico, assolutamente uno e unico, si trova in questa solitudine eterna, disgraziata, come dato di fatto. Il Dio trinitario, uno parla quasi bestemmiando, si sceglie la sua unità, perché è una unità che nasce nella dinamica dell'amore, non nel dato di fatto del numero uno. Potrebbe essere un po' difficile la riflessione, ma riflettendo sulla dinamica dell'amore lo si capisce. Cioè, una famiglia unita non è unita perché i due vengono appiccicati col patex o con... è unita nella dinamica dell'amore, nella forza dell'amore che crea unione. Adesso noi non diventiamo mai uni come lo è la Trinità, per questo non comprenderemo mai la Trinità, fortunatamente, perché non è un teorema, è Dio che trascende la nostra comprensione, è l'amore che non riusciremo mai a realizzare appieno su questa terra. Quindi la Trinità stessa vive la unità trinitaria nella dinamica dell'ospitalità. Il padre è totale ospitalità verso il figlio, totale dono ma anche totale ospitalità. Il figlio, nell'accogliere il dono del padre, è totale ospitalità. E il padre nell'accogliere il totale dono del figlio, diventa totale ospitalità. E lo spirito, l'amore, è la co-ospitalità dei due, quindi è il gesto dell'ospitalità dell'uno e dell'altro. Quindi questa è la prima prospettiva che volevo accennare. Accenno soltanto, anche perché ci sarebbe tantissimo da dire, da spiegare e ridire per comprendere più a fondo quello che sto dicendo. La seconda, l'ospitalità come categoria antropologico-spirituale. Dico antropologico perché voi ormai mi conoscete, io ripeto sempre: la vita spirituale non si costruisce sulle macerie dell'umano o su un uomo marziano e una donna veneriana? Venusiana. Venusiana. Si
costruisce sull'uomo e la donna di questa terra, su noi. Quindi la nostra dinamica antropologica non viene schiacciata o abbandonata per fare quell'uomo a immagine e somiglianza di Dio che casca dalle nuvole. Si costruisce sulla nostra stessa umanità. E guardando la nostra natura, la nostra formazione come esseri umani, quindi non la formazione culturale, proprio come siamo, il nostro essere, i nostri sensi sono ospitali. Noi percepiamo quando ospitiamo le cose nei nostri sensi. Ciò che è nell'ambito del mio udire viene ospitato nel mio orecchio, ciò che vedo viene ospitato nel mio campo visivo. Ora, la cosa bellissima, ma anche pericolosissima, è che ha degli effetti tristissimi quando non è rispettata, è che il nostro sguardo, che esprime la realtà personale al massimo, cioè ciò che è più spirituale nella nostra corporeità, è lo sguardo. Qualcuno dice anche l'udito, è vero, però nello sguardo c'è qualcosa di magico. Io posso guardare qualsiasi cosa come oggetto, ma quando guardo negli occhi un essere umano mi vedo visto. Non riesco a guardare solo un oggetto, perché mi vedo visto da una soggettività. L'altro non è totalmente oggettivabile. Per questo, tranne che chi è morto dentro nella sua umanità, quando uccidono cercano o di coprire gli occhi o di girarli dall'altro. Nelle fucilazioni, se notate, li bandano gli occhi o li girano. Anche quei bestioni che fanno fuori gli infedeli, tu vedi che, almeno in alcune esecuzioni che ho visto, li girano per terra con la faccia verso la sabbia, tac 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 tac. C'è qualcosa di sacro nel nostro sguardo, che vedere uno ucciderlo in faccia è veramente un momento in cui tu la tua umanità l'hai schiacciata, l'hai annientata. Infatti Levinas, o Levina, basandosi anche su tutto quello che è successo nei campi di concentramento, dice così: fin dall'origine il volto è comandamento. Il volto è comandamento. E cos'è questo comandamento? Non uccidere. Non uccidermi. Nell'altro c'è uno sguardo che mi supplica, non uccidermi. Quindi l'altro chiede ospitalità nel mio sguardo. E in un rapporto umano-sano c'è una co-ospitalità, una incarnazione nel nostro piccolo della dimensione trinitaria dell'ospitalità. Ora, tornando ad Abramo, per non uscire troppo fuori, perché ho detto saremo al margine, quindi al margine c'hai ancora una parte, una tangenziale. Abramo si presenta come un uomo, come un estraneo che esce dalla sua terra, un uomo che vive la zenitea, si dice in greco, l'essere forestiero. L'essere estraneo, la xenitea, che contiene una radice di una parola che conosciamo tutti adesso. Qual è? Xenofobia. Quindi zeno è lo straniero. Vive l'estraneità, ecco la parola, estraneo, l'estraneità. Abramo vive questa estraneità come vocazione o come condizione della sua vocazione. Esci dalla tua terra, vattene dalla tua terra. Lui esce, vive una continua estraneità, e la sua estraneità, anche nel casato che trova, anche nei momenti di stabilità che trova, rimane comunque l'estraneità rispetto al compimento di una promessa. E quel paragrafo che oggi Filippo, proprio perché l'ho chiesto per non entrare nelle cose critiche testuali, aveva saltato, cioè in fondo la promessa non si realizzerà, sembra, con Abramo, almeno quella della terra, perché i suoi nipoti già dovranno emigrare, andare lì, e poi tornando non è che troveranno, cioè dall'Eufrate al Nilo non è mai stato il terreno del popolo eletto, del popolo di Israele. Per questo l'ebreo si definirà, cioè l'ebreo, il figlio di Abramo, come si definirà? Come ebreo, come Evrit, colui che passa, colui che attraversa,
che attraversa, quindi che cammina, che è in marcia, un popolo in cammino. Non fate il canto perché non vi parlo più. Un popolo in cammino. E quando l'israelita dovrà definirsi davanti a Dio, come si presenterà? Ve lo leggo. Deuteronomio 26,5. E tu pronuncerai queste parole davanti al Signore tuo Dio. Quindi non devi plagiare nessuno, che il Signore ti vede dentro e tu ti riconoscerai agli occhi del Signore. Mio padre era un arameo errante. Scese in Egitto, vi stette come un forestiero, con poca gente, e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Ecco due parole, errante e forestiero. Fa parte della autodefinizione, anche nel Nuovo Testamento, per quanto sì, cerchiamo un regno, abbiamo la promessa e il desiderio di una terra, ma c'è questa dimensione di estraneità che accompagna l'identità, anche quando hai la terra. Quindi anche se realizza la promessa della terra, le attese del cuore non sono realizzate, altrimenti chi ha casa ha tutti i desideri realizzati. E con l'avvento di Cristo non cambierà la dinamica. Verremo chiamati cristiani, ma verremo unti con l'unzione di un, adesso Laura andrà in visibilio, di un Gesù che passa. Gesù che passa. Gesù che passa. È il nome di un libro di una persona che tu ammiri tanto. No. Del sole. Gesù che passa. Nel Vangelo di Luca, è un commento sul Vangelo di Luca che sceglie questo titolo molto importante, molto significativo. Gesù passa. L'incontro con Gesù non avviene con un Gesù fermo e dice: ok, oggi abbiamo questo panò, questa bancarella aperta, venire in. No, Gesù lo incontrano di passaggio, proprio come un Mosè che incontra Dio di spalle al suo passaggio. L'accostamento non è proprio azzeccato, però ci siamo in un certo senso. Nell'evento Gesù c'è sempre questo già, il regno di Dio è in mezzo a voi, ma non ancora. Siete già figli di Dio, ma quello che siete non è stato ancora manifestato. Siamo redenti, ma dov'è la redenzione? Non è ancora manifestata. Siamo nella nuova era, l'era di Cristo, della fede in Cristo, ma come si è manifestata? Ancora la predicazione non ha raggiunto i confini della terra, i cuori non si sono tutti convertiti. Quindi questo già e non ancora è una condizione di cammino, e il già e non ancora è una condizione di estraneità, di forestierità, di cammino. Ecco, io invento tanto le parole quando parlo, spero almeno che capiate. E Paolo definirà la dinamica della vita spirituale proprio in termini di cammino, anzi di corsa. Ieri, per pubblicizzare il nostro evento su Facebook, ho messo una bella corsa, siamo sulle orme di Abramo, chi vuole raggiungerci per trasmettere un messaggio subliminale alla fine. Filippesi 3, da 7 in su, leggerò tutto il testo velocemente, potete tornarci sopra più tardi. Paolo sta parlando di questa nuova dinamica, di questa nuova coscienza che scopre con Gesù Cristo, che non è io conosco la legge, applico la legge, maestro noi conosciamo che, maestro noi sappiamo che, di un Nicodemo. Non c'è un sapere acquisito che ti dà tutte le certezze. Di che cosa parla Paolo? Quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui. Non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio basata sulla fede. E questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte,
con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Non però che io abbia già conquistato il premio e sia ormai arrivato alla perfezione. Solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto. Questo soltanto so: dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù. Ecco, qui su questo versetto, dimentico del passato e proteso verso il futuro, San Gregorio di Nissa costruirà tutta una teologia della perfezione cristiana, che sarà, se il Signore lo vorrà, l'argomento del prossimo ritiro, sulle orme di Mosè, il desiderio, ossia sulle orme di Mosè. Proteso, la epectasis per gli studiosi di greco, la protezione, quella protezione che ti rende sempre più giovane di te stesso, come aveva bellissimamente notato San Basilio, quella realtà del homo viator, dell'uomo che cammina, dell'uomo in cammino e dell'uomo che è cammino. Lo spirito stesso è un cammino che marcia, è un cammino che va avanti. Accorgersi di questa realtà ti fa scoprire che l'estraneità è una dimensione che non appartiene a quello che hai, ma a quello che sei. Tu sei un cammino. E quindi può essere una situazione di condanna, no? È una maledizione essere senza tetto, non avere un posto dove posare il capo come Cristo. Allora come viene redento questo? Se guardiamo Abramo, vediamo che la xenitea, l'estraneità, viene redenta, viene superata nella xenofilia, nell'amore di un forestiero. Curando questi tre forestieri, quest'un forestiero, Abramo per un momento della sua vita terrena gusta la stabilità di chi dà accoglienza a un forestiero. E questa è la grandezza, lo diceva Viktor Frankl in altri termini: ho trovato il senso della mia vita aiutando gli altri a trovare il senso della loro. E questa dinamica è che l'altruismo ti aiuterà a risanare il tuo io. Per questo l'egoismo è un male, non perché Dio ti ha detto odiati, ma perché ripiegandoti tu su te stesso tu non guarirai la tua estraneità. Lo sperimentiamo. Nel momento in cui ci chiudiamo, invece di stare bene, stiamo peggio. Quando ti apri, quando ti occupi di un altro, quando vai oltre i tuoi problemi pensando a qualcun altro, magicamente la vita si risana. E quindi la preghiera di Madre Teresa, la prima delle due che dirò oggi, sì, è la preghiera di un eroe, di un santo, ma anche la preghiera di un astuto, di uno che sa vivere la retta filautia, il retto amore di se stesso. Ve la leggo questa preghiera. Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno di cibo. Quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare. Quando la mia croce diventa pesante, fammi condividere la croce di un altro. Quando non ho tempo, dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche momento. Quando sono umiliato, fa che io abbia qualcuno da lodare. Quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare. Quando ho bisogno della comprensione degli altri, dammi qualcuno che ha bisogno della mia. Quando ho bisogno che ci si occupi di me, mandami qualcuno di cui occuparmi. Quando penso solo a me stesso, attira la mia attenzione su un'altra persona. Rendici degni, Signore, di servire i nostri fratelli, che in tutto il mondo vivono e muoiono poveri ed affamati. Da loro oggi, usando le nostre mani, il loro pane quotidiano, e da loro, per mezzo del nostro amore comprensivo, pace e gioia. E tra l'altro questa cosa di comprendere piuttosto che essere compreso, amare piuttosto di essere amato, è anche una preghiera di San Francesco. E adesso passiamo all'ultimo punto, che è quello dell'ospitalità come categoria sacramentale, come categoria eucaristica. Qui non posso che tornare al mio amichissimo Maurice Blondel,
Il percorso è abbastanza intenso, quello di Blondel, è una radiografia approfondita dell'anima, ma il punto di arrivo di questo stacco che c'è tra la mia volontà che tende all'infinito e i miei voleri che sono limitati è che o cerco di abortire la mia volontà, ma sarebbe un suicidio, o cerco di seguirla nella sua apertura infinita, quindi di aprirmi, i termini sono ben studiati, all'impossibile necessario. È necessario perché è l'unica cosa che darebbe compimento al mio volere, è impossibile perché non me lo posso procurare da solo. E lui, con un ragionamento degno di un filosofo, perché era una tesi di filosofia alla Sorbona, dove non c'erano le suorine sante a giudicare la sua tesi, ma gli avvoltoi di professori anticlericali, li difende e cerca di rivedere gli argomenti sull'esistenza di Dio, le vie per affermare l'esistenza di Dio, alla luce del cammino della volontà umana. E cosa dice Blondel? La volontà umana è attesa, è ospitalità in un certo senso, di quel unico necessario che non può autoprocurarsi, ma che non può non attendere se vuole compiere se stessa, se vuole giungere alla pienezza di se stessa. Certo, il linguaggio di Blondel, mi rendo conto, per chi non è familiare potrebbe spaesare, ma se ragioniamo in termini proprio dei nostri grandi desideri, le cose più belle della vita non sono quelle che ci acquistiamo, ma sono quelle che ci vengono donate. E poi, per quanto tutte le cose possano esserci donate, c'è sempre qualcosa nel nostro cuore che va oltre. E quest'oltre è Dio, secondo Blondel, e lui utilizza un termine criptico, perché doveva criptare la fede in termini filosofici per i suoi interlocutori, lo chiama l'hôte mystérieux. Laura, l'ospite misterioso. Ma l'hôte in francese, come lei diceva, ospite in italiano è un termine dalla doppia valenza. Hot in francese non è hotmail, è o con la te, ote, è l'ostia. E l'ospite è l'ostia. L'anima ha bisogno di quell'ospite misterioso e l'anima ha bisogno dell'ostia. Perché l'anima tende all'infinito. E solo l'infinito la può accontentare, ma l'anima è capace solo del finito. E nell'ostia c'è il tutto nel frammento, l'infinito nel finito. Quindi nell'adorazione eucaristica o nella comunione eucaristica piuttosto, l'anima ha una pregustazione di quello che è la pienezza. Nella fede, perché i sensi defectono dinanzi al mistero. La fede vede, i sensi, tutti i sensi, non arrivano a percepire. È soltanto la lettura innamorata, sacramentale, iniziata. Quella preghiera di Isaia, soprattutto sull'Eucaristia dobbiamo dirla, dammi un orecchio da iniziato, una comprensione da iniziato. Perché deve essere iniziato al mistero di Dio, alla comprensione di questa gestualità di amore divino che si esprime nel più basilare dei tuoi bisogni, il bisogno di mangiare, e non del mangiare sofisticato, del mangiare pane. Ecco, quindi, per concludere questa nostra riflessione, anzi no, prima di concludere vorrei passare un attimino per il Vangelo. Tutto il capitolo 6 di Giovanni è pieno di riferimenti eucaristici, ma vorrei leggervi questi tre versetti che danno anche il senso del partecipare alla mensa eucaristica. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno.
perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Nell'Eucaristia, prima di tutto tu sei ospite, a differenza di Abramo che ospita la Trinità, ospita Dio, gli esegeti ormai non ci fanno più pensare cristianamente della scrittura, ma che ci frega, ospita la Trinità, ospita uno, gli dà del tu, poi gli dà del voi, poi vede tre, poi vede uno. Io vedo solo la Trinità. Se questo è il limite, benedetto limite, prima di ospitarlo, tu sei ospitato alla sua mensa, alla mensa bandita, e quando lo ospiti, non ti succede come succede al pane normale, che lo trasformi in te stesso, ma lui ti trasforma in sé, vive in me e io in lui. Vive in me, io in lui, è la dinamica trinitaria. Quindi questo sacramento ti riporta all'ospitalità teologale, alla prima di cui abbiamo parlato. Tu entri nella danza trinitaria, tu entri nella danza di sguardi tra padre e figlio nello Spirito Santo, in questo sguardo innamorato che è lo spirito che lega il padre e il figlio. E quindi quel esodo, quel eccomi di Abramo che risponde a un vattene, non è un uscire, e non è un uscire senza traguardo, e non è un traguardo mai raggiunto. Nell'amore, nell'esperienza della preghiera, nell'esperienza della presenza assente di Dio, perché noi lo sperimenteremo sempre così in questa vita, una presenza assente, c'è già un'esperienza di quello che ancora non riusciamo a toccare con i nostri sensi. Per questo vorrei concludere con voi con una poesia che mi è tanto cara, perché l'ho scritta in un momento di un importante esodo nella mia vita, e dice così: ti cerco, mi colpisci, ma mai ti afferro, non ti possiedo, eppure sei la mia vita, sei colui senza il quale vivere non è più vivere. La mia esistenza è compenetrata da te, come le vene dal rosso della vita, eppure resti l'imprendibile, l'inconcepibile, l'altro, sempre l'altro. La tua essenza mi fa vivere nell'estraneità, mi sradichi da qualsiasi oasi di concetto per condurmi a bere nel deserto le gocce eterne della tua parola. Solo in te arrivo alla mia comprensione, ma tu rimani l'eterno sconosciuto. Sono già te, ma tu rimani il traguardo, il riposo non raggiunto ancora. Nei tuoi confronti la mia anima è un pozzo corrente. Vivo la beata ferita, l'ebbrezza sobria, la stasi dinamica, la morte viva. Chi ti può capire? Dove trovare riposo? Nella tensione interminabile, verso la morte per entrare nella vita, verso la fuga per l'incontro, verso il perdere tutto per trovare te, verso il niente per il tutto. Eccola la tua parola per me. Parti e io ti dirò dove andare. Eccomi, io parto senza sapere dove vado. Parto, la mia destinazione è il tuo volto che io cerco, Signore.